Attenzione, questo video è stato girato 6 mesi fa, ma ho dovuto aspettare la messa in onda della trasmissione per poterlo pubblicare. Cioè, in estate non c'è la neve a Mosca. Attenzione number 2, dal momento che userò immagini TV, potrebbe anche essere che mi cancellino il video per copyright e balle varie. In tal caso lo ricaricherò modificato. Quindi se commenti, ma perché l'hai ricaricato? Sei un analfabeta. Attenzione number 3, allora, per chi vede questo video la prima volta, mi spiace, non capirete di che cosa sto parlando, ma per tutti gli altri che l'hanno già visto, specifico che ricarico il video senza quella parte finale dove sostanzialmente sputtanavo questo programma televisivo facendo una serie di rivelazioni shock come conseguenza di una carognata che questo canale ha fatto nei confronti di Sati. Ho deciso di togliere quella parte e ricaricare il video perché è stata Sati stessa a chiedermelo. Il motivo è il seguente: questo canale televisivo è un canale che vive di scandali, ok? Cioè quella filosofia del tipo non importa che se ne parli male, l'importante è che se ne parli. Cioè una roba che i talk show del pomeriggio in Italia sono catechismo. Per farvi capire, loro sono capaci, l'hanno fatto diverse volte, di prendere 10 interviste diverse di un personaggio, tagliare una frase da ciascuna di esse e montarle insieme per fargli dire qualcosa che questo personaggio non ha mai detto, un po' come in una puntata dei Simpson, se vi ricordate. E loro per questo genere di cose non sono neanche querelabili, per farvi capire come funzionano le cose in Russia. Ora, premesso che nelle 2-3 settimane in cui è stato su il video con la versione originale non è successo niente, nessuno scandalo di nessun tipo, o qualche russo mi ha commentato, ma sono tutti russi che parlano italiano, quindi c'era un ostacolo linguistico importante alla mia vendetta. Comunque sia, a mente fredda con Sati abbiamo deciso di togliere questa cosa perché di fatto non avremmo fatto altro che fare un favore a questo canale, perché appunto dal momento che in Russia ognuno può dire un po' quello che vuole sugli altri senza grandi conseguenze, le mie rivelazioni shock non avrebbero avuto altra conseguenza che fare pubblicità a questi signori, perché quasi sicuramente non sarebbe successo nulla. Di conseguenza andiamo avanti per la nostra strada, lasciamo che la giustizia divina faccia il suo corso e andiamo avanti con questo Moscow Diaries. Dobre pagelova tribiata, oggi Moscow Diary interessantissimo perché parliamo di una cosa che tocca tutti molto molto da vicino. Oggi parliamo di segreti. Dico quel tipo di segreto che non svelereste a nessuno neanche per $1 milione. Ecco, oggi parliamo di quel tipo di segreti. Un segreto da 1 milione di rubli. Allora, sto per andare a raggiungere mia moglie negli studi di un programma televisivo che si chiama Secret na Milion, ovvero un segreto da 1 milione di rubli. Come funziona? Questo programma TV praticamente ha una serie di investigatori privati, tipo ex KGB, che sono in grado di recuperare qualunque minimo, minuscolo dettaglio della vita di una persona. Quindi il programma di oggi sarà tutto incentrato su tutte le più piccole e insignificanti informazioni della vita di mia moglie e non solo. Vi spiego, per quello che ho potuto capire, come funziona. Intanto mi sono perso, sto cercando il camerino, ma sono finito in una specie di deposito di mobili confiscati. Il programma è una specie di gioco a premi. Praticamente al personaggio di turno vengono fatte delle domande che però non riguardano la cultura generale ma la propria vita. Ad esempio, è vero che 6 anni sei stato in ospedale? Sì, no. Qual era la diagnosi con cui sei stato in ospedale? Tu devi dire la risposta e loro a questo punto mostrano l'intervista del medico che dice la risposta vera, e se tu hai indovinato vinci dei soldi, se non hai indovinato non li vinci. Piccola precisazione necessaria: questi soldi non vanno nelle tasche degli artisti, ma vanno in beneficenza per sostenere, se non ricordo male, un ospedale infantile o cose di questo tipo. E questo può arrivare a toccare praticamente qualunque argomento della tua vita privata, della tua infanzia, però in generale questa dovrebbe essere la parte soft. Poi si arriva alla parte pesante, che è la domandona finale, ovvero il segreto da 1 milione di rubli. Cioè ti danno una busta chiusa con una domanda riguardante un segreto terribile della tua vita che tu leggi e puoi scegliere se leggerla davanti a tutti e rispondere e vincere quindi 1 milione di rubli, oppure bruciare la busta e dire no, questa cosa voglio che rimanga un segreto. Ora, questa domandona di solito è roba veramente forte, perché nella storia del programma solamente 3 persone l'hanno aperta e l'hanno letta. Alcune persone l'hanno letta, sono rimaste sconvolte dicendo ma come cavolo avete fatto a scoprire una roba del genere. Quelli che hanno risposto erano domande del tipo: è vero che una volta hai abortito? Oppure è vero che una volta hai ucciso una persona? E viene fuori che quell'attrice di turno una volta fuori da un locale spintonò una bodyguard che cadde male, batté la testa e morì. Ma il punto ovviamente non è rispondere o non rispondere alla domanda, perché se è un segreto così terribile basta non leggerlo e non rispondere e la tua reputazione è salvata, no? Il problema è che
se tu leggi quella domanda vuol dire che qualcuno quella cosa su di te la sa e che quindi potenzialmente potrebbe andarla a dire a qualcuno, perché comunque qui succedono anche queste cose. Quindi ora che ho trovato la stanza del trucco andiamo a vedere cosa sta succedendo. Allora, questo è il backstage, sono tutti piuttosto tesi, piuttosto agitati, c'è Alione che come sempre è al lavoro, Sati che è una corda di violino e qui dietro di me c'è la band che vi ho fatto conoscere un'altra volta, il Dar, il Nar, e ci sono anche io perché io devo suonare una canzone con loro. A tal proposito, l'altro giorno siamo andati a fare le prove. Mi hanno bocciato tutte le mie idee. Il motivo per cui ho smesso di fare il musicista è che la gente non capisce un cazzo. Meno male che c'è Aliona che risolve tutto. Aliona, o ti bia jest bolshoi, bolshoi secret? Cattore ti mi hoci sara skazat nicivo, nikamu. Конечно, у меня много секрет. Немного секрет, eh? Ora che mi hanno truccato stiamo andando nella stanza dove registriamo la canzone, perché ovviamente il senso ultimo di partecipare a sta pagliacciata gigantesca è fare promozione al lavoro, alle canzoni nuove, eccetera, eccetera, no? Спасибо тебе за счастье вдвоем. Allora, abbiamo fatto 4 take, le prime 3 le ho prese giuste, l'ultima l'ho cannata, speriamo che prendano una delle altre perché sarebbe una figuraccia internazionale. Sorry, mistake della tua. Только последний. Ничего страшного, ничего страшного. I hope they will take the first one. Don't be angry. Okay. Ti prego. Ok, per me la parte difficile finisce qua, però per lei inizia. Now have fun. Ora, in tutto questo, loro hanno mobilitato il mondo e hanno persino fatto venire mio fratello dall'Italia. Ciao, Cri, cosa mi fai? Dai un regalo così davanti a tutti. Ah, ma sei in video proprio? Certo. Ok. Gli faccio sempre questa sorpresa, lui non se l'aspetta mai. Sì, infatti, devi essere sempre pronto. Due, non ha dormito. Veramente, oh, ha preso l'aereo alle 7 da Milano e all'una era a Torino che finiva delle cose, suppongo, no? Mezzanotte, sì, alla mezza sempre. Come ti ha vestito? Ah... You look like Alice in Wonderland. That's nice. I will go first to the studio. They will start the interview with me. And then in some moment they will call you. They will call your brother Cristiano. They will call Marina. They will call my mother, my sisters. So... Udaci. Udaci, sbogam. Poi italianski, merda. 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 He's fooling me, no? Niente, no, 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 è vero, ragazzi, oh, si dice merda per gli artisti prima degli spettacoli, cose importanti. Allora, qua nel camerino ci abbiamo la televisione che fa vedere quello che stanno riprendendo. In questo momento un fuori onda perché stanno sistemando i capelli della conduttrice, che ovviamente è un grandissimo pezzo di sgnacchera. Noi siamo qua, che praticamente guardiamo la cosa come se fossero i mondiali, cioè seduti così. Ok, praticamente adesso sta raccontando tutta quanta la sua vita sentimentale, cioè tutti gli ex che ha avuto, uno dopo l'altro, della serie. Ma fatti una padella. Abbiamo appena saputo che abbiamo la traduzione, schiaccialo, grande. Vai, se no veniva proprio il festival del linguaggio dei gesti. Il festival del sorriso senza anima. Non faceva ridere. На свадьбе его брата Кристиано и моей подруги Марины. Allora, siccome stanno parlando dei matrimoni, mettono il microfono a me perché tra poco si va in scena. Fantastico, praticamente mi hanno dato l'auricolare che qua non so se si vede. Vedete che bello, è piccolissimo, però qua dentro ci dovrebbe arrivare la traduzione. Non posso portare le telecamere in trasmissione, ma tanto poi lo vedete dopo, diretto. Ho pronto. Привет. Привет. Как говорит, он на русском говорит. Приятно.
Allora, ce la siamo cavata abbastanza. Io qua sotto vi metto il link alla trasmissione se la volete vedere, ma tanto sarà tutta in russo, quindi auguri. Mi hanno fatto delle domande carine, tipo la differenza tra le donne italiane e le donne russe. E adesso le stanno facendo il terzo grado sulla mia famiglia, cioè cosa fa tua madre, cosa fa tuo padre, cioè mio padre, cosa fa mia madre, cosa fa tuo padre, com'è la loro casa, è grande, quanti piani ha la loro casa, hanno degli animali domestici. Oh, ma questo è il programma della suocera, veramente. Cioè, un terzo grado così non l'ho mai visto neanche in Non ti passa più degli 883. Mi hanno portato quattro tipi di pasta diversi e detto qual è la pasta preferita della famiglia Tiozzo. Ragazzi, cioè, andiamo oltre questo spaghetti pizza mandolino, andiamo oltre. Ha detto pesto, perché in effetti, raga, mia mamma fa un pesto che spacca il culo ai pasteri, scusatemi l'espressione. Signora sa una pasta al forno, così non l'ho mangiata mai. In tutto questo sono arrivati i miei nipotini. Ciao! E non solo, sono arrivate anche le mie cognatine bellissime con suocera, ovviamente. Meglie Svieta, Mariana e Fatima, già la conoscete perché c'era nel video della mamma. Intanto rientrano Cri e Marina dalla diretta. Ciao! Che poi non è una diretta perché poi lo montano. Vogliono sapere tutto di voi. Vogliono sapere tutto. Cioè, ma infatti dicevo prima, questo è il programma della suocera. C'è un terzo grado così, ma neanche... c'è da sapere delle robe che non immaginavo. Impressionante. La domanda del pesto, straordinario. Cioè, io secondo me c'è anche spazio per fare un business Italo-Russia. 10 euro a vasetto con i dazi doganali. Mamma si fa una pensione che... c'è il pesto della mamma. È una roba esagerata, ragazzi. No, però il pesto di Marina è fantastico. Allora, siamo praticamente arrivati alla fine del programma e finalmente ho realmente capito come funziona questo show. Cioè, quindi correggo quello che ho detto prima. Si prende un argomento e la conduttrice e Sati si fanno una chiacchierata in generale, durante la quale lei gli fa un terzo grado gigantesco, le chiede tutti i piccoli dettagli, eccetera, eccetera, ma sui quali Sati tecnicamente potrebbe anche dire delle balle. Alla fine di tutto arriva la domanda per ogni argomento e su quella domanda lei deve dare la risposta giusta o sbagliata. Se la fa giusta, vince 50.000 rubli. Se la dice sbagliata, li perde. Gli hanno chiesto l'atollo delle Maldive dove abbiamo fatto il viaggio di nozze e l'ha sbagliato e quindi niente, persi. Allora ragazzi, le cose non vanno niente bene. Sati continua a sbagliare domande, qua continuiamo a perdere botte di 50.000 rubli così, come se niente fosse. Ma a questo punto siamo tutti curiosi come delle scimmie per sapere quale cacchio sarà sto benedetto segreto da 1.000.000 di rubli che le andranno a chiedere alla fine del programma. Allora, Sati ha sbagliato anche l'ultima domanda, che è abbastanza personale, riguardo un episodio molto delicato della sua vita, dove ha avuto un incidente in cui quasi rischiava di morire, di cui non molte persone sanno, per cui se questi sanno quella roba là è perché probabilmente sanno anche tante altre cose. Quindi adesso è il momento della domanda fatidica, il segreto da 1.000.000. Le stanno per dare la busta, lì c'è una candela, quella candela serve per bruciare la busta nel caso Sati non voglia far sapere il suo segreto. Я почему-то чувствовала, что это будет... Я не хочу многим близким причинять вот этим секретом. Мне самой не страшно. Об этом знает только мой муж. Твой муж знает? Да. Мой муж знает, и я в этом отношении счастливый человек, что я могу разделить со своим любимым то, что ни с кем другим не могу. Да, я сожгу и поблагодарю тебя и всю команду вашу за деликатность. How are you? I'm fine. Stressed? Super, super tired and super stressed, but mostly tired because it was sitting 6 hours in this not super comfortable chair. You didn't feel like telling the secret, huh? No, in the end I was like, okay, that's my secret, but I will not open the secret because it is my secret and only my husband know about the secret. In realtà ancora non so che cosa le hanno chiesto, però boh, niente, ci siamo persi sto 1.000.000 di rubli. We don't have this 1.000.000 rubles, ok? 1.000.000 di rubli. Resta comunque l'incognita etica del fatto che qualcuno possa sapere qualunque cosa della tua vita. Ecco, io penso che
io, come ciascuno di voi, e compresa mia moglie, abbiamo tutti un piccolo o grande segreto che non è bello che venga messo in piazza e messo sulla bocca di tutti. Eppure non tutti fanno caso al fatto che le persone famose molto spesso devono convivere col rischio che questa cosa accada ogni giorno anche a loro insaputa. Almeno qua Sati aveva la possibilità di bruciare la domanda. Però bisogna essere onesti, fa parte del gioco, cioè se scegli un certo tipo di percorso, una certa carriera, devi mettere in conto che la tua identità, la tua intimità possono essere considerate dalle altre persone né più né meno che una merce di scambio che può essere messa su uno scaffale con un prezzo, come un oggetto di fatto. Non è una cosa bella, ma bisogna imparare ad averci a che fare, e da questo punto di vista Sati ha veramente, veramente le spalle larghe. Chapeau. In tutto questo, dopo circa 9 ore di riprese, abbiamo finito. La trasmissione andrà in onda tra un mese e siamo pronti per andare a casa. È un giorno come un altro a Mosca. Comunque, ora ve lo posso dire, il segreto di Sati era che una volta praticamente per un concerto... Segreto!